Non c'è ancora un vincitore e allora è arrivato il momento dei calci di rigore. Un momento giudicato da molti crudele, sicuramente decisivo. Sarà lui a prendersi la responsabilità di calciare il primo rigore. Freddissimo, alle spalle del portiere. Aveva capito dove si sarebbe buttato il portiere e non si è lasciato per niente tradire dall'emozione. 1-1, freddissimo qui. È 1-1 adesso, è riuscito a riequilibrare l'incontro. Una garanzia quando la tensione è alle stelle. Va lui sul dischetto. Ha spiazzato il portiere, no problem. Ha spiazzato il portiere con freddezza. Si è capito subito che non avrebbe sbagliato. Tutti gli occhi sul capitano. Ci vuole personalità. Nessun problema per il portiere. Se scegli una soluzione simile e il portiere non si muove, fai proprio una figuraccia. Ora possono incrementare il vantaggio. Questa è un'occasione ghiotta. E sono avanti di due adesso. Sono sotto di due gol. Devono segnare questo rigore per cercare di riaprire la partita. Rete! Il portiere si è buttato dalla parte giusta, non è riuscito a bloccare. Hanno la possibilità di raddoppiare il vantaggio. E il loro vantaggio raddoppia. Deve segnare per mantenere la sua squadra in gara. La responsabilità di evitare la sconfitta è tutta sulle sue spalle. È dentro! C'è ancora speranza! Ha tenuto i nervi saldi. Questo gli ha permesso di non dare scampo al portiere. E questo è il rigore che potrebbe valere la vittoria. Concentratissimo l'estremo difensore. Deve pararla o lo scontro termina qui. Non va, manca l'appuntamento con la vittoria. Chi calcia il rigore ha sempre più pressione addosso rispetto al portiere. Se questo pallone non entra, la partita è finita. E questo rigore va messo dentro, altrimenti il match è deciso. Freddissimo, non doveva sbagliare, non ha sbagliato. E ora si va ad oltranza. Parato, grande salvataggio del portiere. Grande il portiere, anche se un rigore parato è sempre un rigore sbagliato. Un rigore che vale la vittoria. Deve assolutamente parare questo rigore. Incredibile, doveva pararlo a tutti i costi e c'è riuscito. Qui il portiere ha dimostrato di avere ottimi riflessi. Ecco il settimo tiratore di questa roulette infinita. Una parata fantastica. Il portiere deve avergli letto nel pensiero. Sapeva esattamente come avrebbe calciato. E questo è il tiro che decide la partita. Fa malissimo perdere. E fa ancora più male perdere dal dischetto. Non c'è niente da fare. Perdere i calci di rigore è sempre una beffa. Non ci